Allora, questa sera si è parlato di un lavoro molto importante nel nostro territorio, ma lo vogliono ancora fare, il macellaio. Qual è lo stato di salute? Allora, hai detto giusto, il macellaio, che io direi il maestro macellaio, perché fare il macellaio è un mestiere nobile e soprattutto una maestria. Lo stato di salute dei macellai, pochi ma buoni, pochi ma volenterosi, pochi ma determinati e pochi ma consapevoli, ovvero pochi, meno di un tempo, consapevoli che hanno la possibilità di dimostrare ancora il loro grande valore, che sono cambiati i tempi, che stanno diventando etici, che sono consapevoli che il sacrificio di un animale va nobilizzato, non è mai facile, e sono i primi a voler istruire e costruire con i clienti, gli amici, un futuro migliore, sostenibile, ma che veda al primo posto un mestiere importante come quello del macellaio, perché dai tempi dei tempi l'arte della macellazione, quindi del maestro macellaio, c'è sempre stata e ci sarà anche in futuro. Dovrà cambiare e quei pochi che resteranno saranno più che professionisti, saranno compagni di viaggio, che insegneranno cosa significa essere etici e poter consumare un elemento fondamentale come la carne, che è una pietra miliare nei libri della gastronomia storici internazionali, e loro saranno in grado di poter proprio dare un futuro etico alla carne e a tutti quelli che ameranno ancora mangiare carne.